Inizio io? Sì, allora, buongiorno. Le partite di fondamentale, l'elenco delle partite di fondamentale importanza sia a due, insomma, adesso c'è una nuova puntata, questa partita casalinga contro il Bisceglie. Come è andata la settimana di preparazione? Bene, bene, abbiamo lavorato bene. È normale che si lavorerebbe molto meglio se avessimo centrato la vittoria domenica scorsa, però così non è stato. Però abbiamo lavorato bene, con intensità, con cattiveria. Abbiamo fatto un buon lavoro, però poi dopo è il campo che ci dirà domani se abbiamo fatto un buon lavoro. Parlare prima è sempre molto più facile, mentre poi devi guardare la partita per poter capire se la settimana è stata fatta bene. Ma quello dipende da molte cose, non dipende solo dal modo in cui ti alleni, dipende da tantissimi fattori. Quindi vediamo domani. Insomma. Sì, vabbè, ritornare a fare il nostro calcio, a giocare un calcio entusiasmante come lo facevamo fino a un mese fa, perché siamo gli stessi, lo stesso allenatore, gli stessi calciatori, e quindi dobbiamo cercare di fare quello, ma senza l'assillo di giocare sempre pensando che le cose vengono perché sei la casertana, no? Devi farle bene, cercare di fare il tuo calcio, cercare di non innervosirti e di cercare di fare una buona partita, perché oggi in questo momento la difficoltà è il fatto che qualcuno ci ha messo la pressione di poter vincere, di dover vincere per forza, e quindi la palla un po' deve andare davanti per forza anche senza cognizione. Questo non va bene per una squadra che è abituata a fare un certo tipo di calcio, quindi questo dobbiamo toglierlo. Poi al 90esimo facciamo 95esimo faremo i conti con quello che è il risultato, però sono convinto che se facciamo quello che abbiamo sempre fatto, alla fine ne usciremo fuori serenamente e tranquillamente, perché è solo un momento di difficoltà che tutte le squadre hanno. Pensate che la Vibonese un mese fa era sesta in classifica, adesso c'è un punto meno di noi, ma tutte le squadre attraversano un periodo negativo. Ma non dobbiamo pensare al fatto che sia il Bisceglie, sia il Rieti, o sia il Rende, che sia facile, perché questo campionato di girone di ritorno ha dimostrato che ogni partita è molto difficile. Che Bisceglie fino al 95esimo, fino al 90esimo vinceva 1-0 con la Regina in casa, poi ha subito due rigori contro e ha perso. Quindi non pensiamo che sia una scampagnata, scampagnate non esistono nel calcio, poi chi pensa questo glielo facciamo pure pensare tranquillamente. Mister, possiamo attenderci qualche novità dal punto di vista tattico? Ma qualche novità dal punto di vista tattico, a Rieti l'avete visto la partita? Visto, cioè, abbiamo giocato 3-5-2, poi siamo andati 4-2-4, poi siamo andati 4-3-1-2, dove dicono che Ginestra gioca sempre 3-5-2. Il problema del calcio di oggi è che tutti fanno gli allenatori, ma nessuno sa che bisogna correre, bisogna avere l'interpretazione del ruolo, che è una cosa diversa. Abbiamo giocato 4-3-3 un'amichevole prima di Natale, cioè durante le feste natalizie, dove abbiamo lavorato 10 giorni, quindi può essere pure che giocheremo a 4, dipende anche dal modo di cui vogliamo fare la partita. Per chi non capisce che giocando a 4 è più difensivo che giocare a 3. Nico? Sei d'accordo? Nico? Lo dice il numero. Anche se c'è un aspetto che mi è stato spiegato, insomma, che quali due centrali della difesa a 4 hanno più campo e i terzini? Perché i terzini solitamente nel 4-3-3 si tendono più a spingere. Quindi non è uno degli allenatori più forti d'Europa che è Antonio Conte, non capisce un cazzo. Ma può essere, il calcio è tutta opinione delle persone, ci mancherebbe, però Conte è 5 anni che gioca 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3 ed è 5 anni che è uno degli allenatori più forti del mondo, perché non è che dice, io non dico giochiamo 3-5-2, 3 giochiamo, gli altri ci dobbiamo muovere, è normale che se non ci muoviamo diventa 5-3-2, come fanno tanti allenatori. Però quando ci divertivamo all'inizio del campionato con Catanzaro che giocavamo 3-3-4 nessuno parlava, no? Perché non era 3-5-2, ma il nostro non è un 3-5-2, è un modo di giocare offensivo, naturalmente ci vuole la gamba per fare un certo tipo di calcio, in questo momento probabilmente non abbiamo la gamba di prima, ma secondo me non è la gamba, è la testa di prima, e quindi dobbiamo liberare questo, che secondo me è una cosa importante. Però non escludo il fatto che abbiamo lavorato a 4 e potremmo giocare anche 4-3, dipende molto da tante cose, da domani chi ci avrò a disposizione. Ciao. Qualcuno ci ha messo la pressione addosso di dover vincere per forza. Chi o cosa ti riferisci? Mi riferisco al fatto che quando sono stato presentato mi è stato chiesto un certo tipo
di obiettivo. Penso che l'obiettivo è normale. Partiamo dal presupposto che non sono contento di aver pareggiato col Picerno, di aver pareggiato a Francavillo, l'abbiamo già detto domenica scorsa. Ma l'obiettivo di questa società era valorizzare i giovani. Abbiamo fatto 130 e passa mila euro di minutaggio. L'anno scorso avete fatto ovo e salvarsi, e oggi, se finisce il campionato, siamo salvi. Dobbiamo valorizzare i giovani, e penso che qualche giovane l'abbiamo fatto giocare, perché Ciriello, che nel 2002 ha fatto 5-6 partite titolare, ma questi non sono meriti, è solo il fatto di dire che dobbiamo lavorare sereni e tranquilli. E probabilmente abbiamo capito che quando giochiamo con la pressione del risultato non facciamo le nostre migliori prestazioni, è questo che sto dicendo. E quindi dobbiamo giocare sciolti, disinvolti, tranquilli, sereni. È normale che dobbiamo guardare anche la classifica, perché ci dobbiamo salvare, possiamo fare molto di più, ma questo l'ho sempre detto. Però adesso noi abbiamo un obiettivo, che è quello di arrivare quantomeno prima possibile a 40 punti, e noi dobbiamo fare la consapevolezza che se giochiamo come giocavamo prima, sereni, con la mente sgombra, possiamo fare un buon campionato. E oggi tutto questo, secondo me, in queste quattro partite ci ha un po' offuscato un po' tutto questo, perché comunque sei costretto, magari ti dicono sei la Casertana, devi vincere a piedi, non ti riesce e ti inizia a venire un po' di cagotto. È questo che ci sta venendo fuori adesso, ma dobbiamo cercare di toglierlo, come ho detto domenica, con un episodio, con una partita, con vincere una partita, poi probabilmente ci sblocchiamo e torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, perché lo siamo una buona squadra, lo siamo perché l'abbiamo dimostrato, non a chiacchiere ma a fatti. Ma purtroppo noi già, noi ci ricordiamo di qualche campionato fa, quando eravamo lì sotto in Brasile, poi facevamo un grande giro di ritorno e riuscimmo a conquistare. Quindi quello di D'Angelo, dici? Sì, sì. Sì, quindi quando ce l'avamo. Vabbè, lasciamo stare i modi, perché il calcio. No, vabbè, ma no, la cosa positiva. La cosa positiva è che secondo me nel calcio positivo, poi per un allenatore non è più positiva. È normale che quando si perde vanno in discussioni tante, ma questo non è solo la casualità, è il mio mestiere, ci mancherebbe. Però bisogna essere anche cosciente e consapevoli di non buttare 7 mesi di lavoro fatto bene per 3-4 partite. E secondo me non è corretto questo. È corretto il fatto che siamo in difficoltà e bisogna migliorare le difficoltà. E questo sì, questo sono convinto anch'io. Però butta via 7 mesi di lavoro, una squadra che ha battuto Catanzaro, Ternana, Monopoli, ha fatto grandissime partite a Teramo, ha giocato a calcio dappertutto. Non è corretto che per 4 partite, perché magari non riesci a fare quello che ti è sempre riuscito, butta tutto a mare. Non va bene più 3-5-2, non va bene più questo, non va bene più quella, non va bene, perché questi siamo, eravamo, questi siamo e questo dobbiamo arrivare. Se lo facciamo con un obiettivo comune, ci divertiamo, lo ridico come ho sempre detto. Se ognuno pensa ai cavoli suoi e chi spara merda di qua, chi spara merda di là, diventa un casino e con i giovani hai più difficoltà. Ma io sono convinto quello che ho detto domenica e te lo ripeto oggi, che questa squadra si salva tranquillamente. Si salva perché gioca bene, perché c'ha dei giocatori forti, perché c'ha dei giovani bravi. Quello che ho sempre sostenuto è il momento di difficoltà e le persone vanno aiutate nei momenti di difficoltà. Io sono il capo di famiglia, non dico ai miei figli colpa è tua, colpa tua, colpa tua. Io devo trovare la soluzione, che faccio l'allenatore, la soluzione la troverò. Cerco di trovarla insieme ai miei calciatori, insieme a chi lavora con me, al mio staff. Questa è l'unica cosa che io posso dire. È normale che siamo delusi, perché tutti ci aspettavamo di fare queste 5 partite, di salvarci e chiudere subito il disco. Evidentemente dobbiamo soffrire. Magari chi non si aspettava che vincevamo a Terni ma battevamo la Paganese, poi è successo il contrario, no? Abbiamo perso in casa con la Paganese, abbiamo vinto a Terni. Il calcio è questo. Però sempre con la nostra filosofia di calcio, far giocare i giovani, divertendosi e fare un certo tipo di calcio come abbiamo sempre fatto. Uno dei giocatori più in forma sicuramente è il tuo ex compagno di squadra Antonio Zito. Vogliamo sapere l'eventuale recupero e poi domani affronti il tuo passato. Quindi... Sì, un passato, il passato di 5 mesi, perché comunque dai. Sicuramente è stata una società che sicuramente è stata una società che ha creduto in me, perché allenavo nei dilettanti, quindi mi ha dato la possibilità di allenare nei professionisti e la ringrazierò a vita, assolutamente, il presidente e i direttori. Però per me non esiste passare, ma esiste a vincere, esiste la squadra avversaria, dall'altra parte c'è una squadra che devo battere a tutti i costi perché dobbiamo mettere a posto la classifica, poi il resto non conta. Per quanto riguarda Zito, tutta la settimana non si è allenato per questo fastidio dietro, domani decidiamo se è il caso di rischiarlo subito, magari aspettare magari qualche soluzione diversa dopo. Però è un giocatore che se gioca o non gioca è un uomo squadra, quindi ci deve stare e quindi sarà convocato. Come sarà convocata tutta la rosa, ha convocato tutti i calciatori, perché è un momento che dobbiamo stare tutti insieme e i panni sporchi si lavano in casa, no? Quindi è giusto che stiamo tutti
il ritiro e pensiamo alla partita con serenità e tranquillità perché lo possiamo far bene. Sì, è centrato l'obiettivo, perché prima noi giocavamo bene perché quando c'era il giro palla ti dava la possibilità alla mezz'ala di andare ad occupare lo spazio dietro le due punte, perché c'era il giro palla e ti dava quel tempo di arrivarci. Adesso ci arrivi più con la palla lunga perché è impossibile girare la palla su sto campo e quindi probabilmente la mezz'ala anziché fare i 10 metri che faceva prima ne deve fare 30 e quindi questo cambia assolutamente, e quindi una soluzione potrebbe essere quella di trovarlo già lì l'uomo, ma quello dipende anche sempre dall'interpretazione del giocatore che lo vado a occupare, perché se lo fai... Abbiamo fatto spesso, ieri guardavo la partita che abbiamo fatto col Catanzaro, che le due mezzale erano Zito e D'Angelo, abbiamo fatto tutta la partita così, però avevamo un giro palla diverso perché era una squadra che giocava nell'uno contro uno contro di noi, che era il Catanzaro di Auteri all'andata, e siamo andati bene lì, abbiamo occupato un sacco di volte lo spazio bene dietro i due centrocampisti loro con Zito e D'Angelo, perché c'era quel famoso giro palla. Adesso se non c'è il giro palla dobbiamo cercare l'occupazione di spazi diversamente, e abbiamo sicuramente provato qualche soluzione in più in quanti allenamenti che ho fatto questa settimana, e quindi è una cosa che potremmo proporre, ma non escludo il fatto di giocare anche con uomini larghi, però poi anche negli uomini larghi ci vuole il campo bello, perché quando si gioca con gli uni, andare a giocare uno contro uno a palla larga devi avere uno scivolamento di palla, un giro palla velocissimo, altrimenti di là trovi sempre occupazione degli spazi dell'avversario, e quindi anche questo in questo campo ti diventa più difficile. Sembra che stia un po' meglio visto che questa settimana ci siamo allenati pochissimo sul campo, quindi speriamo che anche il campo ci possa aiutare, perché secondo me non sono solo io che lo dico, perché sono stato a Coverciano alla Panchina d'Oro, ho incontrato allenatori che hanno giocato qua e ci dicono com'è possibile giocare su un campo del genere, e mi riferisco all'allenatore Potenza, all'allenatore Francavilla, all'allenatore Picerno, perché comunque l'hanno detto qui dove ho seduto io, quindi ci sono delle difficoltà oggettive, ma non perché lo voglio dire o deve essere un alibi. Per il nostro modo di fare calcio il campo incide tantissimo. L'ultima partita buona che abbiamo fatto a Rende, che era a Cosenza, un campo meraviglioso, non abbiamo vinto ma abbiamo giocato a calcio. Infatti la preoccupazione forse questa in questo periodo dell'anno in cui tutti i campi hanno la loro regolarità, ecco, forse il modo di risolverla questa situazione bisogna trovarla in maniera standard, no? Perché magari sul pinto un controllo minimo la casertana ce l'ha, può cercare di migliorarlo, ma quando vai fuori casa si sì, ma infatti noi abbiamo cercato anche di variare il nostro modo di fare calcio, è stato detto qui dentro e anche da tanti addetti ai lavori che abbiamo giocato meno queste partite in casa, no? Abbiamo fatto 3 partite in casa dove abbiamo probabilmente giocato le peggiori partite del nostro campionato proprio per questo motivo, perché avevamo provato soluzioni diverse ad andare subito davanti e poi cadere la palla avanti, e questo a noi non ci aiuta perché non lo sappiamo fare, l'abbiamo lavorato, ma se lavori per 7 mesi a cercare di trovare l'uomo in più in tutte le zone del campo e poi ti tocca lavorare la palla lunga, ci vuole anche tempo per metabolizzare questo, però deve essere una soluzione. Io ho detto qui dentro un sacco di volte che quando non si può giocare bene si devono vincere le partite sporche. Col Francavilla ci siamo andati obiettivamente molto vicini a vincere una partita sporca, per un rigore al 94esimo. Col Potenza abbiamo fatto una partita sporca e poteva finire vittoria nostra e vittoria loro. Cioè le partite sporche, col Picerno abbiamo fatto una partita sporca brutta, secondo me la peggiore delle tre, però tutto sommato in questo momento della stagione, anche guardando le altre partite, nessuno gioca un calcio entusiasmante. Adesso tutti stringono perché vogliono arrivare prima possibile all'obiettivo stagionale, quindi potrebbe essere anche questo uno dei tanti motivi. Ciao. Starita era un altro attaccante. c'è pure Corato, c'è pure Cavallini. Obiettivamente ho delle idee, ma aspetto domani perché voglio vedere pure come va stasera, voglio vedere tutto, voglio controllare tutto, però abbiamo delle soluzioni. Comunque Prato domenica a mezz'ora l'ha fatta bene, su questo è un giocatore che ti fa comodo, perché come dicevo prima, se devi giocare di seconda palla è un giocatore che ti tiene meglio di Ernesto, che è un giocatore che da cavolo bene approfitta,
Quindi anche lì in caratteristiche devo guardare bene anche questo, dipende sempre dalla partita che vogliamo fare, insomma. No, presidente era tranquillo, ma è normale che il presidente è quello che mette i soldi, è quello più scontento di tutti, perché comunque mette i soldi e non vince. Bisogna capire certe situazioni. Ho fatto una chiacchierata, era tranquillo, era sereno, ma io sono convinto che basta pochissimo, ma non lo dico perché devo attivare la simpatia di qualcuno. Per me questa è una squadra che se si sblocca mentalmente, si diverte come si divertiva prima e raggiunge l'obiettivo serenamente e tranquillamente, divertendo come l'ha sempre fatto. Quindi anche il presidente ci è stato vicino, sa che è un momento e lo dobbiamo passare tutti insieme. Lui è il capo nostro e sa che ci sono difficoltà, ma le supereremo tutti insieme. Poi non lo vedete nel post partito perché fino al 15 marzo non Squalificato. viene in sala stampa, quindi se non parla è perché non può venire in sala stampa a terminare la partita. Noi lo sappiamo. Perfetto. Buona giornata. Grazie.